Sono Lorenzo De Luca, presidente dell'associazione FabLab Dolomiti. Il mio compito oggi sarà introdurvi agli argomenti e presentarvi i relatori di queste puntate sulla tecnologia. Sono qui con la dottoressa Laura Aglio, digital strategist ed esperta di transizione digitale nella pubblica amministrazione e nelle aziende. In questa puntata si parlerà di email, PEC e la comunicazione con la pubblica amministrazione. Come si presenta un'istanza alla pubblica amministrazione? Si invia una posta elettronica certificata o si utilizza la nostra email? A definirlo è l'articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale, che parla di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni in via telematica. Vediamo quindi quando sono valide le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni. Prima di tutto attraverso una sottoscrizione con firma digitale o con qualsiasi altro tipo di firma elettronica qualificata o elettronica avanzata, al fine di garantire la massima sicurezza, integrità e immodificabilità. In secondo luogo, quando l'accesso è effettuato attraverso un sistema di identità digitale, come SPID, CIE o CNS. Infine, con la sottoscrizione attraverso una firma autografa presentata unitamente alla copia informatica del documento di identità. C'è però un'ulteriore modalità, che è quella definita di domicilio digitale, che è una novità ai fini della presentazione delle istanze presso la pubblica amministrazione. Di cosa si tratta? L'articolo 65, che abbiamo appena visto, prima della modifica del Codice dell'Amministrazione Digitale nel 2017, riportava al posto di domicilio digitale posta elettronica certificata. Qualcosa sta effettivamente cambiando. Il decreto semplificazione del 2021 ha infatti previsto l'obbligatorietà del domicilio digitale per tutti, non solo per imprese e per professionisti, che già hanno questo obbligo dal 1 ottobre 2020. In questo caso siamo in attesa del decreto che ne stabilisca le modalità di realizzazione e attuazione, ma ben presto diventerà attuativo per tutti gli utenti. Il domicilio digitale quindi è un indirizzo elettronico, eletto e attivo, presso uno dei nostri account di posta elettronica certificata o attraverso un recapito certificato qualificato. Questo viene riconosciuto a livello europeo da un regolamento definito EIDAS. Perché dovremmo dotarci di un domicilio digitale? La finalità principale è quella di sostituire il nostro domicilio fisico per il recapito di tutte quelle comunicazioni ufficiali che la pubblica amministrazione deve effettuare, accelerando ovviamente un processo molto importante che è quello della dematerializzazione dei documenti. In effetti, se ci pensiamo, per essere ricevuta e poi letta, una raccomandata, quella di posta tradizionale, richiede anche che il destinatario sia fisicamente presente presso il luogo di destinazione. Attraverso il domicilio digitale questo non è necessario e soprattutto può avvenire a costo zero, senza attese legate ovviamente al viaggio fisico della posta cartacea, ma con la stessa valenza legale di una raccomandata andata e ritorno. Il domicilio digitale quindi dovrà garantire l'identità del mittente destinatario e dovrà certificare l'invio e la ricezione delle nostre comunicazioni alla pubblica amministrazione. Qual è quindi la differenza fra domicilio digitale e posta elettronica certificata? Questi due termini, abbiamo visto, sono stati sostituiti l'uno con l'altro all'interno del Codice dell'Amministrazione Digitale. Il domicilio digitale, infatti, è un recapito online, è un luogo digitale, è un domicilio virtuale. Quindi tutti i cittadini, gli utenti, le imprese e i professionisti indicano alla pubblica amministrazione di voler ricevere tutte le proprie comunicazioni online con una valenza legale. Esistono infatti tre indici dove possiamo trovare i domicili digitali. Il primo è quello delle imprese dei professionisti, è già attivo e si chiama INIPEC. C'è poi l'indice di tutte le pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, che si chiama IPA. In arrivo è invece INAD, l'indice delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato. La differenza quindi fra domicilio digitale e PEC è che la PEC è solo uno dei possibili strumenti previsti per attivare il nostro domicilio digitale. Quindi il domicilio non corrisponde alla posta elettronica certificata, ma ad una categoria più ampia. Vediamo quindi che cos'è la PEC, la posta elettronica certificata. È un sistema che ci consente di inviare un'email con un valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine certificata si riferisce al fatto che il gestore che ci rilascia questa PEC la rilascia al mittente con una ricevuta che ne costituisce la prova legale.
la prova della venuta spedizione del messaggio e tutti gli allegati ad essa corrispondenti. Allo stesso modo, il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. Qual è allora la differenza fra PEC e posta ordinaria, la nostra email? Il servizio di posta elettronica certificata ha delle caratteristiche aggiuntive rispetto alla nostra email, ovvero la certezza e il valore legale dell'invio e della consegna, ovviamente anche della mancata consegna dell'email al destinatario. In particolare, quindi, ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno e con attestazione dell'orario esatto di spedizione. Ha inoltre una garanzia di certezza del contenuto, non rendendo possibile nessun tipo di modifica né al messaggio né agli eventuali allegati. La posta elettronica certificata garantisce quindi, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi di quel messaggio, cosa che la nostra email ordinaria non può fare. Vediamo quindi che ci sono alcune differenze fra la posta elettronica certificata, il domicilio digitale e il servizio elettronico di recapito certificato qualificato, che abbiamo citato come uno degli strumenti assieme alla PEC con cui possiamo effettuare il nostro domicilio digitale. Infatti possiamo paragonare la nostra PEC a una comune casella di posta elettronica, abbiamo detto, con valore legale e con la certificazione di data e ora. La PEC quindi è in grado sicuramente di porre al mittente una documentazione legalmente valida, ma non è in grado da sola di identificare il mittente del messaggio. Per poterlo fare è necessario che quel messaggio sia firmato con una firma elettronica. Il servizio elettronico di recapito certificato qualificato invece, che è riconosciuto a livello europeo dal regolamento EIDAS, renderà certe le nostre identità di emittente e destinatario, ma richiederà dei meccanismi di autenticazione che ancora devono essere completamente validati nel processo di riconoscimento europeo, ma che l'Italia già possiede e sono SPID e CIE. A breve quindi avremo un domicilio digitale, ma per quanto riguarda la firma digitale, ne conosciamo tutte le caratteristiche? Quella che noi definiamo firma digitale è in realtà una firma elettronica qualificata. Infatti, esistono tre tipi di firma elettronica. La prima è quella in cui firmiamo dei documenti con firma elettronica semplice, la seconda è quella avanzata e la terza è la firma elettronica qualificata, che appunto noi definiamo anche firma digitale. Le due infatti corrispondono al momento, in quanto la firma digitale è l'unica tipologia di firma elettronica qualificata. Quali sono quindi le tipologie di firma? La firma elettronica semplice è quella firma stampa, quella che poniamo con nome e cognome in calce ad un documento. La firma elettronica avanzata, invece, consente l'identificazione del firmatario e di noi, utenti firmatari di un documento, garantendone la connessione univoca. In questo caso l'esempio è la firma grafometrica, quella che effettuiamo attraverso l'uso di tavolette. La firma elettronica qualificata, che appunto noi definiamo anche firma digitale, è invece una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e che quindi si basa su un certificato di firme elettroniche. E si tratta in particolare di un sistema di chiavi crittografiche. Queste consentono di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico che stiamo sottoscrivendo. E se non possediamo una firma digitale? In questo caso esiste un'ulteriore forma di firma elettronica, che viene chiamata firma con SPID o anche firma ex articolo 20 del codice dell'amministrazione digitale. Questo tipo di soluzione prevede l'uso dell'identità digitale SPID e quindi delle stesse credenziali, user e password, per esprimere la propria volontà di sottoscrizione di un documento attraverso un'unica sessione di autenticazione e con modalità che consentono di garantire sicurezza, integrità e immodificabilità, esattamente come tutte le altre tipologie di firma elettronica. In questo caso ovviamente è garantita anche la riconducibilità all'autore. Questo tipo di firma consente all'utente di autenticarsi, ovviamente con SPID presso il service provider, ovvero presso l'ente, e questo di apporre un sigillo elettronico qualificato. A questo punto il gestore della nostra identità digitale SPID, Identity Provider, richiede all'utente di sottoscrivere un documento direttamente online e invia il cosiddetto documento firmato con SPID all'ente, al service provider, che permette all'utente di visionarlo. È quindi importante conoscere l'utilizzo di SPID, della firma elettronica certificata, ma soprattutto anche delle tipologie di firma, perché è importante far valere i nostri diritti di cittadinanza digitale.
Abbiamo infatti come utenti e come cittadini un diritto sancito dal codice dell'amministrazione digitale, che è il diritto all'uso delle tecnologie. Il codice dell'amministrazione parla infatti di carta della cittadinanza digitale, in quanto ciascuno di noi può pretendere di usare strumenti come SPID, come i pagamenti elettronici, la PEC e la stessa firma digitale nei rapporti con i soggetti obbligati ad applicare il codice dell'amministrazione digitale, quindi tutti gli enti pubblici. Questo codice prevede quindi che ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie informatiche, quindi con SPID, PEC, domicilio digitale, eccetera, e che l'invio dei documenti ad una pubblica amministrazione attraverso ognuno dei mezzi che abbiamo visto permetta di accertare la fonte di provenienza, quindi ne soddisfi il requisito della forma scritta. Questo prevede quindi che non è necessario che l'invio sia seguito dalla produzione di un documento cartaceo originale. Dove stiamo andando? Stiamo andando verso l'uso di un'applicazione. L'applicazione si chiama IO ed è uno strumento pensato per rendere più semplice il rapporto e la comunicazione come cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Questa applicazione raccoglie tutti i servizi, le comunicazioni, i documenti, i pagamenti in un'unica app e lo fa in modo semplice e fruibile, a portata di mano. Il decreto semplificazione del 2020 ha previsto infatti l'obbligo di rendere fruibili i servizi online attraverso applicazioni e in particolare di fornire attraverso dispositivi mobili in modalità digitale tutti i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni a partire dal 28 febbraio 2021. IoApp quindi diventerà il nostro punto di accesso e comunicazione per tutti i servizi pubblici digitali in un'ottica cosiddetta mobile first, ovvero dai nostri smartphone.